Come è nata questa passione? Questa passione è nata, siccome è abbastanza classico, come per un fratello più grande, che quindi iniziò ad andare a ballare, a frequentare il nightclub, soprattutto nella mia regione dell'Emilia Romagna. Okay. Quindi, cosa vuol dire? Soprattutto la Riviera Romagnola, quindi l'amore soprattutto per la techno. A 12 anni, perché mia madre mi lasciava andare a ballare perché c'era mio fratello che ne aveva 14. Okay. E quindi riuscivo ad andare, mi ricordo la prima volta a 13 anni con ricordo memorabilia, e per me quello è stato l'inizio dell'amore per la techno. Oh. Dopo questi primi anni, dove andavo sempre soprattutto in Riviera Romagnola o a Brescia, perché ai tempi mi piaceva l'hardcore ed ero un po' più gabber, c'era questo negozio che si chiamava Record 66 in centro a Bologna, che vendeva vinili, e iniziai a comprare dei vinili senza sapere che cosa stavo comprando di base. Poi negli anni è diventata affinarla e capire che cosa vuol dire fare il DJ, la selezione e anche quello che è la tecnica del mix. Ok, quindi ti piaceva proprio, diciamo, l'oggetto di per sé, l'oggetto musicale, però non avevi l'idea di come puoi sfruttarlo. Esatto, okay. Esatto. E quindi hai iniziato subito un vinile? Iniziai col vinile e poi dopo in realtà sul digitale, per okay. Poi adesso ho fatto di nuovo un giro del mondo e sono ritornato al vinile adesso. Ah, e come nasce invece la tua, diciamo, ricerca musicale? Ecco, quello che ti ispira e quello che poi ti piace mettere. Domanda molto interessante. A me piace, mi piace, perché io mi considero un collezionista e quindi, però allo stesso tempo anche attento alle nuove cose. Quello che cerco di fare è di approfondire certi anni passati su certi generi e cercare anche un po', nerdisticamente parlando, di andare molto più a fondo su etichette che non esistono più. Bello. E collezionare queste etichette, ma allo stesso tempo cercare di ritrovare quello stesso genere, che nel mio caso è la trance. Okay. Cercare di ritrovarlo nelle produzioni attuali. Quali sono gli strumenti che utilizzi, no? Ecco, per andare poi a ricercare, perché sicuramente la parte fisica, quindi di andare, no, nel negozio di vinili, sicuramente è una delle più belle, però quali altri metodi utilizzi per scovare e scoprire, no, musica nuova? Beh, soprattutto Discogs, che è sempre per la parte vinile. Beh, sulla parte digitale soprattutto Bandcamp, e direi questi alla fine. Ok. Ci sono dei progetti attuali o futuri che avresti voglia, no, di iniziare o comunque di cui far parte, ecco? Ma adesso poi è una storia un po' particolare, perché io faccio parte del collettivo, cioè ho fondato il collettivo Mentalità a Bologna, ma adesso mi sono trasferito negli Stati Uniti e sto creando un nuovo collettivo negli Stati Uniti. Okay. Che era un piccolo embrione, e quello che a noi piacerebbe fare adesso sarebbe quello di unire le due cose. Ci piacerebbe, okay, tipo invitare Mentalità negli Stati Uniti, certo, e portare questa, credo che si chiama Transit. Ok. In Italia. Bella, e bella. Creare questa cosa internazionale, evidentemente. Come la vivi là? Cioè, all'estero come pensi, come la vedi, no? L'idea più di musica e di festa rispetto a qua? Non so, delle differenze? Sì, è molto differente. Io, ho viaggiato molto, come un po' tutti, magari il nord Europa è quello che si è fatto un po' da apripista, ad esempio Berlino, Amsterdam. Gli Stati Uniti non li avevo mai vissuti, e secondo me il panorama musicale degli Stati Uniti a livello di musica underground e di feste adesso è top. Ok. Perché è una cosa nuova, per loro il movimento rock, certo, c'è molta eccitazione e c'è molta più libertà, secondo me, okay, al momento, quindi è interessante. E invece come nasce e qual è, se ce n'è uno, l'obiettivo invece di Mentalità, ecco, come nasce e qual è l'idea del gruppo? Mentalità è bello perché nacque durante il Covid e nacque per riempire il tempo, fondamentalmente, perché iniziamo facendo degli streaming online, poi c'è anche un festival in streaming, okay, abbiamo totalmente riempitempo, e dopodiché quello che noi volevamo fare era quello di creare una realtà che andasse a riempire un vuoto che secondo noi mancava nel nightclub in bolognese, che mancava qualcosa che era magari più slegato dal nome singolo del DJ. Bello. Ma più legato alla crew. Infatti inizialmente non mettevamo i nomi, era solo Mentalità Sound, okay, System, per cercare di chiudere quel gap lì, e una famiglia piuttosto che più che una famiglia, più che il nome singolo. Okay. E di base è quello che stiamo cercando di portare avanti. Bello. Al momento, no, la musica è la passione principale, è quello, sì, che ti accompagna per tutta la vita. Se non ci fosse stata questa mia passione, quale altra avresti coltivato, se ce n'è una? Il vino, che alla fine lo faccio lo stesso. Ah. grande appassionato di vino, corso della sommelier, tutto, sarebbe dovuto di più di lì, però in realtà la combo musica vino è perfetta. Bellissimo. Quindi non sei il primo che mi dice il mio nome secondo storia. Interessante. Questa combo, ecco. Io ti ringrazio, spero tu sia stato bene con One Hour, certo, e puoi tornare se è benvenuto. Grazie mille, grazie.